Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Stiamo tutti assieme provando a tornare a una nuova normalità in cui tutti ci riappropriamo un po' delle nostre abitudini, delle nostre libertà, però per qualcuno la questione si fa anche più delicata perché c'è chi è a reddito fisso e c'è chi se non lavora non porta avanti la propria famiglia. Vi voglio parlare di due questioni che toccano molto questo aspetto, e cioè i mercati comunali scoperti e la cosiddetta movida. Relativamente ai mercati comunali scoperti, abbiamo avuto lunga discussione con i rappresentanti di categoria perché le nuove norme portano a un impiego molto consistente di personale per controllare il tutto, come delimitare, e poi c'è chi misura la temperatura all'ingresso, chi conta le persone, chi si occupa di tenere le giuste distanze. Quindi questa discussione nasceva dalla necessità di trovare una organizzazione adeguata affinché si potesse lavorare, ma in sicurezza. Abbiamo trovato un accordo e quindi diciamo da oggi innanzitutto si possono aggiungere le bancarelle dei non alimentari. Poi da sabato, oltre a Papignano, Benedetto Marcello, Fauché, Tabacchi, Falche e Ciccotti si aggiungeranno Osopo, Lagosta e Martesana e da lunedì riapriranno tutti i mercati. Veniamo alla questione movida, questo termine un po' infelice ma ci fa capire. Purtroppo ero stato, purtroppo lo dico, un buon profeta arrabbiandomi prima della riapertura, vi ricordate, sulla questione Navigli, ma in sostanza, da questo punto di vista abbiamo un problema e lo hanno, diciamo la verità, tutte le città italiane. Ora, io capisco i ragazzi, e poi non sono solo ragazzi, tra parentesi, che hanno bisogno di socialità, però diciamocelo così, il rischio è molto elevato. Ieri sera ho incontrato il prefetto e abbiamo definito un piano di intervento più deciso, per cui da stasera, lato nostro, lato polizia locale, avremo più pattuglie e ho chiesto al comandante dei vigili di procedere con più severità alle multe. Ma soprattutto ho chiesto al prefetto di chiudere quei locali che sono lontanissimi da ogni rispetto delle regole. Buona giornata a tutti voi.